Skyward Experimental Rocketry era nata dalla passione di un gruppo di pochi studenti. Nessuno si aspettava tutto questo. A 10 anni dalla sua fondazione, quell'associazione creata da un gruppo di 7 ragazzi di aerospaziale è ora una famiglia di 150 studenti di 9 diverse facoltà che, ancora oggi, persegue l'obiettivo di creare un ambiente dove dare libero sfogo alla voglia di sperimentare. Quella di EUROC 21 è stata una settimana piena di emozioni, passando dall'ansia generale prelancio alla felicità incalcolabile del giorno della premiazione. È una bellissima occasione per confrontarsi e scoprire come lavorano altri team come il nostro. Per questo, e perché motivati dai risultati ottenuti lo scorso anno, torniamo per presentare Pixis, il secondo passo del programma Costellazioni. Un razzo che rappresenta il desiderio di concepire il progetto più innovativo da noi ideato finora. Che sia la bussola che porterà Skyward a nuovi traguardi. Come il suo predecessore, Pixis avrà un motore solido COTS. A differenza del suo predecessore, ci siamo concentrati sulla riduzione del peso, sperimentando una nuova struttura interamente in fibra di carbonio e fibra di vetro. Il progetto di quest'anno porta altre importanti innovazioni, come l'array ottagonale di antenne e un payload scientifico, sviluppato in collaborazione con dei ragazzi di una scuola superiore che testeranno, durante il nostro lancio, dei moduli IoT da loro programmati. Ad affiancare i loro sensori ci sarà l'elettronica dedicata al recupero del payload. La sua particolarità sarà quella di tornare a terra grazie a una vela guidata. Tutte queste novità non sarebbero mai venute alla luce senza l'aiuto dei nostri partner. Ed è per questo che vorremmo esprimere tutta la nostra gratitudine per il supporto che abbiamo ricevuto da loro. Lo scorso anno abbiamo visto i nostri membri tornare a casa con un bagaglio di nuove conoscenze e soprattutto con la voglia di mettersi in gioco di nuovo. Ci vediamo ad EUROC 2022.